Buonasera, buonasera e benvenuti a Storie, le emozioni della vita. Questa sera raccontiamo la storia di una scrittrice, di una danzatrice, di una mamma. Lei purtroppo non c'è più, ma come un testamento ci ha lasciato un libro che è diventato già il caso editoriale dell'anno ed è candidato alla vittoria del premio Strega, uno dei più ambiti, uno dei più importanti nel panorama della letteratura italiana. Tanto per capirci, Repubblica ha scritto che questo libro ha una forza dirompente, tanto da sparigliare i pronostici, e questo libro un premio l'ha già vinto, è il premio Flaiano per la letteratura 2023, a Storie, la vita troppo breve di Ada D'Adamo. Anch'io volevo ringraziarti, Romina, per l'entusiasmo con cui mi hai comunque invitato qui. Ero molto Grazie emozionata perché ci sono tanti ortonesi e perché questa è stata un'opportunità comunque per tornare in terra d'Abruzzo, perché le radici sono radici, insomma, e quindi ero un po' timorosa, insomma, di questa platea. a te. Thought I found a way. Thought I found a way, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide. Ada D'Adamo, abruzzese di Ortona, è morta il 1° aprile scorso all'età di 55 anni a causa di una malattia. Da pochi giorni aveva saputo che il suo libro, Come Daria, era entrato nella dozzina del premio Strega 2023. Laureata in discipline dello spettacolo e diplomata all'Accademia Nazionale di Danza, Ada D'Adamo aveva scritto prima vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea. Era una grande esperta di libri per l'infanzia. Nel suo Come Daria, casa editrice Elliot, D'Adamo racconta la nascita e i primi anni di vita della figlia Daria, affetta da una grave malattia congenita, e racconta anche la sua malattia che poi non le ha dato scampo. È un libro che ci ricorda quanto la vita sa essere spietata, ma anche meravigliosa. D'Adamo aveva lasciato Ortona, la sua città, negli anni della giovinezza perché le stava stretta, e nel libro ne parla così. Roma mi aveva accolto stringendomi nell'abbraccio dell'anonimato e io mi ci ero accomodata, nascondendomi tra le sue pieghe, finalmente libera di confondermi tra la folla della grande città. Qui non ero più la figlia dell'hotel Mara, come mi chiamavano in paese, e già questo era un grande sollievo. Ada D'Adamo ha parlato per l'ultima volta in pubblico del suo libro appena una settimana prima di morire, in occasione di un incontro organizzato dai premi internazionali Flaiano a Pescara. Queste sono le sue parole. E poi c'è stato l'incontro con l'editrice, con Loretta, che devo ringraziare assolutamente. Ne approfitto ora, visto che si parla di questo, perché lei, il primo giorno che ci siamo viste, mi ha chiesto: ma tu questo libro lo vuoi pubblicare così com'è o ne vuoi fare un romanzo? E io gli ho detto: no, per me il libro è questo. Se non è questo, no, non è, resta nel cassetto. Nel libro Ada D'Adamo parla apertamente del tumore che l'ha aggredita. Da qualche tempo non ricordo più le cose. Fatico a dare un nome alle persone, a pronunciare le parole. È la menopausa, dice la mia ginecologa omeopata. Menopausa indotta, a voler essere precisi. Terapia antiormonale da quasi 2 anni. Tumore metastatico della mammella al quarto stadio, infiltrante duttale. Seno destro, quadrante superiore, metastasi ossea su D6. Uno starnuto forte e stock, la vertebra dorsale. E no, non è stata una contrattura. Non è stata colpa della lezione di danza appena finita e neppure dello sforzo per sollevare ogni giorno i tuoi 20 kg scarsi. Ce ne ho messo di tempo per capire. A un certo punto ti sei accorta di non star bene. Come te ne sei accorta? Ma da uno starnuto. Ho fatto uno starnuto, sono rimasta bloccata.
con la schiena, perché avevo un dolore lì e mi è venuta una fitta e ci ho messo un po' di tempo, non subito, perché chiaramente un po' pensavo che fosse dovuto al fatto che prendevo Daria in braccio e magari mi pesava, un po' alle lezioni di danza contemporanea che facevo e allora davo la responsabilità a quello. E invece poi, quindi ci ho messo del tempo, e parlando poi finalmente con un ortopedico, questa dottoressa, gli ho raccontato questi sintomi e lei mi ha detto: signora, lei domani deve andare immediatamente da questo mio collega a farsi fare, vedrà lui se è una risonanza o una TAC. Quindi quel dolore alla schiena era già una metastasi di un tumore al seno. E questo è stato un po' un punto che ha anche stravolto ulteriormente, anche in particolare il rapporto con Daria. Intanto perché sulle diagnosi non c'era più il suo nome, ma c'era il mio. E quindi lì per lì io ho pensato che questa cosa ci avrebbe allontanato, ma avevo molta paura di questo, perché pensavo che dovermi occupare di me per poter comunque così provare a guarire o comunque in ogni caso affrontare questa nuova notizia, mi avrebbe allontanato da lei e dalle cure anche che potevo rivolgere, dall'attenzione, dal tempo dedicato a lei. E, però poi alla fine ho capito che in realtà in quel momento invece questa cosa ci poteva avvicinare, perché per me era un modo veramente per realizzare quella sorta di storia d'amore, no? Di cui tu parlavi prima, questa sorta di identità nel provare, almeno in forme diverse, però che cosa significa essere fragili. Quindi è un po' come se queste due fragilità si fossero unite. E quindi quello è stato un momento importante per noi due, per la nostra relazione, ed è stato il momento di svolta in cui quel libro che avevi tra le mani è diventato libro, perché ovviamente io ho cominciato a scrivere delle cose nel 2007, quindi 15 anni prima, e poi dopodiché quasi subito ho abbandonato, perché il tempo della cura era molto più immediato, richiedeva appunto un'attenzione per cui non mi potevo permettere di perdere tempo con la scrittura. In quel momento ho ritenuto che ci avessi trovato una chiave un po' diversa, perché naturalmente esistono tanti libri, no? Su queste esperienze, assolutamente tutti, diciamo, rispettabili, e alcuni molto ben scritti, però io, a me quella cosa lì non bastava, cioè io non volevo solo raccontare di lei, perché mi sembrava che fosse un po' troppo ombelicale come scelta, e quindi per questo facevo resistenza. Poi quando mi sono resa conto che invece ci poteva essere quest'altro elemento, ho pensato forse questa è la chiave, e quindi da quel momento in poi la scrittura, che era proprio bloccata, ha preso un suo flusso, le parole hanno incominciato proprio a scriversi da sole. E quanto tempo poi hai? Ma in realtà pochissimi mesi, perché è stato il periodo del lockdown in cui, facendo molto cortisone, questo libro è stato scritto anche dal cortisone, perché la notte non dormivo, quindi mi alzavo e mi mettevo a scrivere. Daria
È la figlia di Ada. Prima di nascere sembrava che stesse bene e invece ha una disabilità grave. Quando hai un figlio disabile, cammini al posto suo, vedi al posto suo, prendi l'ascensore perché lui non può fare le scale, guidi la macchina perché lui non può salire sull'autobus. Diventi le sue mani e i suoi occhi, le sue gambe e la sua bocca. Ti sostituisci al suo cervello e a poco per gli altri finisci con l'essere un po' disabile pure tu, un disabile per procura. Sono certa che questa sia la ragione per cui molte persone mi chiamano col tuo nome. Proprio per dare un po' il senso di quello che può essere lo smarrimento totale, assoluto, che vivi in quel momento, un momento assoluto, un momento in cui pensi che il mondo ti crolli addosso ed effettivamente poi scoprirai nei giorni successivi che è così. E questo soprattutto quando la diagnosi di una malformazione arriva quando tu sei convinta di aver fatto qualsiasi cosa per evitarla e quindi controlli prenatali di ogni genere, e perché ecco una cosa che non si dice mai è che sì, è vero, tu puoi fare l'amniocentesi, puoi fare qualsiasi ecografia possibile, immaginabile, però ci sono cose che evidentemente o per un errore da parte di chi opera o perché non si vedono, ma fatto sta che non si vedono. E quindi io invece volevo un figlio sano, l'avevo sempre voluto ed ero convinta che così sarebbe andata. Quindi inizialmente c'è stata una sorta di anche di rifiuto, se vuoi, e l'immagine di essere fuori da sé è proprio un tentativo di protezione, cioè io mi vedo veramente come dall'alto e perché per me evidentemente era intollerabile in quel momento viverla quella cosa, e quindi è come se l'avessi proiettata verso un corpo esterno. Quindi questa è stata la primissima reazione. Mi ricordo che una volta tornata a casa e Daria era ancora ricoverata, io poi l'accompagnavo a fare le varie indagini. Ecco, per esempio, devi imparare tutto, devi imparare un linguaggio medico che ti è assolutamente sconosciuto. E già quello, diciamo, è uno sconvolgimento totale. Quando ero a casa, a volte il pomeriggio riuscivo a dormire un po' e avrei voluto dormire per sempre, non risvegliarmi mai da quei riposi, perché quando mi svegliavo realizzavo quello che era accaduto e pensavo, ecco, deve ancora tutto cominciare. Elena Stancanelli, scrittrice e sceneggiatrice, autrice di Il Tuffatore, Venne alla spiaggia un assassino, La femmina nuda, solo per citare alcuni libri. È stata proprio lei a proporre Come Daria al premio Strega. È quasi impossibile spiegare perché ci innamoriamo di una persona o di una cosa, ma io glielo chiedo lo stesso. Elena, perché sei innamorata di questo libro? Beh, in questo caso, sebbene si tratti effettivamente di un innamoramento, è più facile spiegarlo perché non è per niente irrazionale. Mi sono innamorata di questo libro perché è un libro straordinario, nel senso proprio letterale del termine, fuori dall'ordinario. Un libro che racconta quasi l'irraccontabile, un dolore immenso, una vita molto molto dura, con una grazia, un'intelligenza, ma contemporaneamente anche una ferocia e una spietatezza che io raramente ho incontrato nella letteratura. Quindi posso dire di essermi innamorata di questo libro perché è un libro straordinario. Per spiegare quanto è bello questo libro, lei ha detto: leggetelo. Invitare una persona a leggere un libro che ci ha colpito rappresenta una forma d'amore. Lo è, soprattutto in questo caso, perché essendo un libro che ha per tema una madre con un figlio disabile e una madre a sua volta che contrae una malattia, si può avere delle riserve, ci si può
si può prendere una distanza, si può dire io questo libro faccio fatica a leggerlo perché è troppo doloroso. Il mio invito è rivolto a chi ha una reazione di questo tipo, perché invito i lettori a superare l'imbarazzo, il proprio imbarazzo di fronte al dolore degli altri, perché il modo in cui questo dolore viene raccontato è una porta che si apre incredibilmente. E quindi credo che rispetto a un libro, a tutti gli altri libri che ho letto, bisogna fare un piccolo sforzo in più all'inizio per essere ricompensati molto di più una volta che si è entrati dentro il libro. Raccontando questo libro, lei ha detto che ha una voce. Che voce ha come Daria? Ha la voce di una donna che ha attraversato l'esistenza senza avere sconti da nessuna parte, l'ha attraversata con un corpo che prima era il corpo di una ballerina e poi è diventato il corpo di una donna malata. Col suo corpo e col corpo della figlia, Daria, a sua volta malata. È la voce di una donna che sta dentro una grazia, ecco, sta dentro una grazia nonostante tutto quanto intorno a lei congiuri perché questa grazia si allontani, scompaia. Riesce, è un libro la cui voce sta proprio al centro dell'esistenza. Raramente si incontrano libri che parlano come questo, non tanto di quello di cui parlano, ma proprio della vita. Riprendo ancora le sue parole. Lei ha detto che Ada D'Adamo era la persona di cui tutti si fidavano per la precisione, l'intelligenza e la grazia. Che ricordo ha lei di Ada D'Adamo? Beh, Ada D'Adamo è stata, non era una mia amica, questo va detto, cioè non siamo state così tanto amiche nella vita, siamo state conoscenti e siamo diventate più unite con questo libro, che è un libro che io appunto ho seguito e stimolato fin dall'inizio. E, era una donna seria, schiva, una ballerina e quindi di una precisione assoluta. È stata molto amata, è ancora molto amata, e intorno a questo libro si è raccolta una comunità di persone, non soltanto amiche di Ada, ma che hanno immaginato di conoscerla e di incontrarla attraverso questo libro, cosa che credo sia abbastanza esatta. Tengo a dire appunto che noi non eravamo amiche prima, nel senso non c'entra niente l'amicizia con il rispetto e l'affetto che io ho nei confronti di questo libro. È il libro, non è Ada. La disciplina di cui parlava lei prima si è vista anche all'ultima presentazione del libro di Ada D'Adamo, in cui lei ha parlato per un'ora, nonostante la fatica, di questo lavoro eccezionale. Lei ha visto questo video? Io ho presentato il libro di Ada a Roma una decina di giorni prima della sua ultima presentazione e già appunto Ada non stava bene. E, Ada però ci ha sempre tenuto fuori dalla sua malattia, che sembra una fase retorica dire dignità, ma Ada era una persona molto elegante ed è sempre stata elegante anche nel modo in cui si poneva fisicamente e lo è stata fino a due giorni prima del suo ultimo giorno. E, la fatica che Ada ha fatto nei suoi ultimi giorni è legata al bisogno che lei aveva di che questo libro andasse nel mondo. È stata la sua eredità e credo che lei avesse a cuore che questa eredità non andasse perduta. E forse anche per questo si è forzata fino all'ultimo di porgercelo nella maniera migliore. Lei ha detto che Ada D'Adamo scrive sotto il segno di due divinità, lucidità e amore. Come si fa a tenere insieme due cose così distanti? Ancora una volta mi verrebbe voglia di dirle leggetelo. Leggetelo perché così capite. E nel caso di questo libro, di Come Daria, davvero queste due divinità sembrano guardarsi in faccia e sembrano percorrere lo stesso cammino. Forse dipende dal fatto che l'esistenza di Ada, della scrittrice di Ada D'Adamo, è stata così accidentata, però questo ha permesso evidentemente di sovrapporsi a questi due fari, queste due
luci che generalmente appunto nella nostra esistenza sembrano guardarsi in cagnesco. Nel romanzo di Ada e probabilmente nella vita di Ada, queste due entità si sono fuse per creare quella che davvero sembra essere il diario di una esistenza perfettamente dentro l'esistenza, non so dirlo meglio. Questo è un libro che affonda con un'esattezza rarissima proprio dentro le cose della vita, ed è per questo, ripeto, che è una lettura che consiglio a chiunque, anche chi è apparentemente, diciamo, in prima battuta spaventato dalla malattia, perché è proprio l'esistenza il centro, la vita il centro. In un articolo per La Stampa lei ha scritto che non c'è pagina, non c'è frase dentro questo libro che non travolga per forza e pietas. Qual è la parte del libro che l'ha travolta di più? Ma io sono molto appassionata alla prima parte del libro, quella nella quale lei racconta la scoperta della disabilità della figlia, che è avvenuta per colpa dell'imperizia di alcuni medici che non si sono accorti che questa bambina aveva una malformazione molto grave, non se ne sono accorti dall'ecografia. E il modo in cui Ada accoglie con rabbia e di nuovo con amore la notizia di questa bambina di cui lei dovrà farsi carico quando qualcun altro non si è accorto di quello che stava accadendo. Ma guardi, le dico, la settimana scorsa abbiamo fatto questa bellissima lettura condivisa per intero del romanzo di Ada al Teatro Argentina, ed ascoltarlo letto ad alta voce mi ha dato ancora di più l'impressione che questo libro ha una forza centripeta, e niente in questo libro è in più e niente poteva essere emendato e niente è più debole. E tutto quanto corrisponde fortemente a quello che Ada desiderava dire. Posso chiederle una cosa personale? Il libro finisce con questa frase: finirò col disciogliermi in te, sono Ada, sarò Daria. Nella mente, lei, che immagine si disegna? Guardi, la verità è che io conosco Daria, la figlia di Ada, e quando leggo questa frase penso al sorriso di Daria. Daria che adesso ha 17 anni ed è grande, ma per certi versi è ancora una bambina, e ha questo bellissimo sorriso di cui parla anche Ada dentro il libro. Ecco, quando penso a quel dissolversi penso al sorriso di Daria. Questo libro ci ricorda anche l'importanza delle piccole cose, per esempio un apostrofo. Quante cose può cambiare secondo lei? Un apostrofo è un abbraccio. Quante volte dentro il libro Ada dice che una carezza, un abbraccio, il rispetto degli altri, guardare alle persone, il modo di comportarsi senza arroganza che avrebbero potuto avere alcune persone intorno a lei l'avrebbe aiutata. È un libro in cui una persona che attraversa delle grandi difficoltà dice: forse se ogni tanto anche ci fermassimo tutti quanti ad ascoltarci un pochino di più, eviteremmo tanta sciatteria, che non è soltanto appunto la sciatteria che lei, dalla quale lei si allontana sempre dentro il libro, perché come diceva lei è un libro fatto di virgole e di apostrofi, ma anche la sciatteria esistenziale delle persone. Ecco, Ada ci ricorda in questo libro quanto l'attenzione, il rispetto e l'ascolto degli altri siano importanti. Elena, quanta strada questo libro ha ancora davanti a sé? Io spero tantissima. Spero tantissima, perché quella che ha già avuto per noi è, se da una parte appunto pensavamo che sarebbe stato accolto con questo rispetto e quest'amore, dall'altra il modo in cui è stato accolto è stata un'enorme gioia. E quindi io credo, siccome questo è un libro che piace alle persone che lo leggono, sembra una cosa stupida da dire ma è così, e credo che ci sarà un enorme passaparola intorno a questo libro, e mi auguro che questo libro possa essere letto da tante persone, possa essere tradotto, possa diventare altre cose, perché
È un libro che fa male, ma fa anche molto bene. Questo libro è in finale al premio Strega. In semifinale. In semifinale. Lei spera che in cuor suo ci possa essere un futuro ancora più bello? Beh sì, certo, sperare lo spero, però appunto sono premi, i premi sono sottoposti a logiche complicate. La cosa che, di cui sono contenta è che anche tra appunto, i lettori colti, tra le persone, tra i votanti, mi sembra, del premio, mi sembra che il libro sia stato accolto con molto rispetto, molto. E allora questo libro, un premio, l'ha già vinto il premio dell'emozione del pubblico, è vero? Ne ha vinti tanti di premi, ne ha vinti e ne sta vincendo tanti di premi veri e di premi, come dice lei, di pubblico. È un libro che, nonostante sia stato pubblicato da una piccola casa editrice che si è battuta come un leone per questo libro, sta andando benissimo anche nelle vendite e questo è un grandissimo dono. Allora chiudiamo ricordando quello che lei ha sempre detto, leggetelo. 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 Nel libro la scrittrice racconta anche dei bambini che guardano incuriositi Daria. Ti accompagna a scuola dopo la fisioterapia, sono le 13. Il cortile è pieno di urla e di corse di bambini. Mentre armeggio per aprire la pedana del servoscala che ci consente di salire, si avvicina una bimba di 7-8 anni, subito seguita dalle compagne, curiose di vedere a cosa serva quell'attrezzo misterioso. Premo il pulsante e la pedana comincia a salire. «Sta volando!» esclama una bambina. «Sta volando, sta volando, sta volando!» grida in coro il gruppetto prima di disperdersi. Solo una di loro resta lì a fissarmi, attonita. Dice a se stessa, ma ad alta voce, «Non ci posso credere!» «Hai visto?» le rispondo, «è una magia!» «Domani compi 7 anni!» «Auguri, ragazza magica!» Tutto il libro è intriso anche di una visione, è attraversato dalla visione dei bambini, no? Questa visione straordinaria dei bambini che non vedono la disabilità di Daria, no? La vedono quasi come un qualcosa di magico. Ci sono dei pezzi, delle frasi interessantissime su questa cosa. Sì, ci tenevo molto a questo sguardo dei bambini, perché è uno sguardo limpido, uno sguardo oltre, che non è contaminato. E le frasi sono soprattutto di bambini piccoli. E, ci sono i compagni di scuola, ma delle elementari fondamentalmente, ma ci sono anche degli incontri fatti al mare, fatti al parco, con bambini anche di 5 anni, quindi veramente che magari si rivolgono alla mamma, vedono Daria e chiedono, fanno domande. E loro la vedono come la vedevano, come una bambina magica. Questo è stato così fin dal nido, perché io ho avuto in principio l'aiuto di una neuropsichiatra infantile che, quando Daria nacque, mi disse: la deve mandare al nido. E io ho pensato: questa è matta. E invece Daria è andata al nido a 8 mesi, 7-8 mesi. E lì c'era una maestra altrettanto illuminata che la presentava come una bambina magica. Poi dopo adesso è diventata la ragazza magica e così via. Cosa si augura ad Adamo per il futuro della figlia Daria? Lo rivela lei stessa con un gioco di parole. Appena conosciuti, io e il tuo babbo avevamo coniato un acronimo a partire dal mio nome, ADA, Ada di Alfredo, ma anche Alfredo di Ada. Poi, quando sei nata, quel D che stava lì a significare il reciproco possesso, io sono tua, tu sei mio, è diventato D, l'iniziale del tuo nome. Io, lui e tu nel mezzo, al centro esatto del nostro amore, un amore d'aria. Il mio nome sta pure dentro il mio cognome. Detti insieme fanno uno scioglilingua sul quale tante volte ho recriminato. Si deve pronunciare lentamente per non rischiare di scivolare su quelle sillabe ripetute che sbattono e si arrotolano sul palato. Da lì comincia questo gioco di parole. Senti se ti piace. Dadamo, dadamo, da dia,
Daria. Finirò col disciogliermi in te, sono Ada, sarò Daria. Diciamo che noi speriamo, ecco, facciamo di tutto perché lei abbia una vita serena, fondamentalmente. Così ci sembra di vederla felice, quindi questo è il nostro auspicio e speriamo che ci stiamo riuscendo. Carla Tiboni, presidente dell'associazione Flaiano, la giuria del premio Flaiano, guidata da Renato Minore e composta da grandi personaggi come Donatella Di Pietrantonio, Raffaello Palumbo Mosca, Fabio Bacà, Maria Rosaria Lamorgia, Raffaele Manica, Elena Ledda e Giulia Alberico, non ha avuto dubbi nell'attribuire il premio per la narrativa ad Ada D'Adamo. Quali sono i motivi alla base di questa scelta? Allora, fondamentalmente la giuria ha ritenuto che, oltre alla felicità dello stile e alla leggerezza con cui la D'Adamo ha scritto questo libro, la storia fosse coinvolgente per il lettore, perché era una storia diversa dalle altre, era una storia in cui si narra di una madre che per un errore medico mette al mondo una figlia malata. E questa malattia non diventerà un limite, ma il dolore verrà vissuto attraverso un amore straordinario che la D'Adamo ci descrive nelle pagine del libro. Anche lei è rimasta impressionata da questa storia? Assolutamente sì, perché non traspare la disabilità. Credo che il grande pregio della D'Adamo nell'aver scritto questo libro è proprio di aver superato la disabilità. Il lettore non si accorge che c'è una figlia che ha dei problemi, ma si accorge soltanto, legge soltanto questo amore continuo che viene trovato nei modi più diversi, anche nel modo di abbracciare la figlia, di poterla prendere in braccio, in grembo, perché la figlia non ha la possibilità, per questo deficit osseo, di poter stare eretta, ha bisogno di un busto. Quindi è sicuramente un dolore vissuto in modo, con un modo pieno di energia, e questo trasmette la lettura del libro al lettore, secondo me, ma soprattutto secondo la giuria. Ada D'Adamo ha presentato per l'ultima volta questo libro proprio ai premi Flaiano. Si ricorda quel giorno? Sì, quel giorno, il 24 marzo, non lo dimenticherò mai, perché devo dire che è stata l'ultima presentazione del libro di Ada D'Adamo. Aveva fatto poche presentazioni in Italia e noi l'avevamo contattata e ci aveva detto subito sì, però aveva chiesto che la presentazione avesse, diciamo, non fosse vittimistica, nel senso non si parlasse della malattia, si parlasse del libro, della figlia, del suo rapporto con la figlia. E la cosa che mi ha colpito di più, ma che credo derivasse dalla disciplina che la D'Adamo aveva, perché era ballerina di danza classica, quindi sappiamo che la danza classica dà una disciplina a chi la pratica molto importante, molto rigida, e fu capace, una settimana dopo è morta, quindi aveva già grossi problemi fisici, fu capace di rimanere un'ora sulla poltrona in modo eretto, senza mai dare alcun cenno di dolore, di cedevolezza, e parlare amabilmente, e devo dire anche facendo commuovere tutta la platea, del suo libro, che io considero straordinario. Ada D'Adamo si è fermata anche a firmare gli autografi per il pubblico. Sul suo libro cosa ha scritto? Grazie dell'incontro. Ed è una commovente, perché dopo una settimana Ada è morta, è un incontro che rimane dentro di te, nel cuore. La motivazione del premio dice: per nulla pietoso e mai vittimistico, crudele e tenerissimo, con una radialità esatta e perturbante, irrorato da un vero stenografo dei sentimenti. Cosa ci lascia, a suo avviso, questo libro? Max, secondo me il libro di Ada D'Adamo ci lascia, non dico l'obbligo perché sarebbe troppo, però ci invita a riflettere sulla disabilità. Noi abbiamo una divisione troppo netta tra normalità e disabilità. Che cos'è in fondo la normalità?
chi è disabile, forse più normale di chi si reputa normale. Quindi lei ha cercato attraverso questi due corpi, il suo e della figlia, che poi lei si è ammalata, si sono fusi nella malattia quasi, ha cercato di farci capire questo, che la disabilità non deve essere vissuta come una diversità, ma come una normalità, perché la disabilità viene superata dall'amore. Questo è un grande merito di Ada D'Adamo. Assolutamente sì, e credo che questo libro meriti di essere letto, di vincere tanti premi, speriamo anche lo Strega, nella dozzina finale dello Strega, e soprattutto io credo che sia un libro che debba essere fatto leggere anche ai ragazzi, perché noi abbiamo una visione della disabilità che deve essere forse un po' rimodulata. Lei vede un'assonanza tra Ada D'Adamo ed Ennio Flaiano, mi spiega perché? Perché anche Ennio Flaiano purtroppo aveva la figlia Lelè che era disabile, era affetta da idrocefalia, ma anche Ennio Flaiano, come Ada D'Adamo, riuscì a costruire con la propria figliola un rapporto di amore, un rapporto di normalità. Andrea Anderman è stato 15 giorni fa a Pescara, lui ha girato prima della morte di Flaiano, ha girato con Flaiano il documentario Oceano Canada, e ha raccontato che Ennio Flaiano la sera, dopo aver finito di lavorare, chiamava Roma e chiamava Lelè, e trascorreva anche 10 minuti al telefono. Era ovviamente una telefonata a senso unico, perché Lelè non poteva rispondergli, e più di una volta, abbassando il telefono, diceva Dan Anderman: è stata una bella telefonata. Io con Flaiano ho condiviso una complicità ventenne, quindi cominciava, è stata la prima cosa che ho fatto, e a parte un paio di cose con Sciascia e con Levi, quindi ho sempre avuto questo debole di lavorare con gli scrittori, che è una forza ovviamente. E con Flaiano ho condiviso dei momenti di assoluta intimità e segretezza della sua vita. Ed è una cosa che vorrei ricordare: le sue telefonate a cui ho assistito con sua figlia Lelè. Lui parlava per minuti, per 10 minuti, per 20 minuti, eravamo nella sua stanza d'albergo, e dall'altro capo del mondo c'era sua figlia che taceva, e questo andava avanti per questa durata. Quando la telefonata si chiudeva, mi ricordo una sera in particolare, mi disse: è stata una telefonata meravigliosa. È orgogliosa che il premio Flaiano sia andato ad Ada D'Adamo? Più che orgogliosa, sono orgogliosa sicuramente, ma sono estremamente contenta, perché credo che se questa donna avesse avuto ancora la possibilità di scrivere, avrebbe potuto insegnarci ancora tanto, non su come affrontare la vita, ma sui sentimenti. Grazie Carla, grazie per questo suo contributo, per questa sua riflessione. Grazie a te. Come Daria non è solo un'opera di letteratura, ma apre la strada alla riflessione su vari temi. Proprio per questo un gruppo di associazioni di Chieti, l'associazione FIDAPA, noi del GBVICO, gli amici della Biblioteca De Meis, Museo della Lettera d'Amore e Libreria De Luca hanno organizzato un incontro per domani, mercoledì 17 maggio alle ore 17 all'auditorium del Museo Universitario di Chieti. Il pensiero delle associazioni è questo: onorare la memoria di Ada D'Adamo significa estrapolare dalle parole della scrittrice riflessioni di carattere sociale sulla sua battaglia pubblica e privata. E allora in questo incontro si parlerà di bambini speciali, dei disabili che spesso non hanno voce né visibilità. Porteranno la loro esperienza, i loro dubbi, le loro speranze medici, psicologi, alcuni genitori, un preside e persone di cultura. Noi ci salutiamo così, amici di Storie, ci vediamo martedì prossimo.